con il bello Antonio. Grazie. Allora, lei è un artigiano, e tutte, diciamo, le opere in ferro sono di sua creazione. Sì, sì. Direttamente le abbiamo fatto l'anno scorso il portone e il portabare. Ecco. Le abbiamo fatte i battaportone, le maniglie, le cerniere. Ma le quanto chiusure. Lavoro c'è dietro? Ce n'è parecchio. Perché sono tutti lavorati a mano, artigianale, forgiati a mano pure, e ci vuole un po' di passione, di mestiere. E lei ne ha tanta. Adesso verrà inaugurata a Porta Matera, lei ci sarà? Vabbè, mancherebbe altro, se non ci sono io, come facciamo ad aprire? Chi apre? Allora io mi metto vicino a lei, così apriamo Porta Matera. Sì, sì. Quest'anno poi abbiamo fatto un'altra manifestazione di opportuni di Porta Matera, non uguale a Porta Matera, però disuguali i disegni, perché noi artigiani, una volta che abbiamo il ferro rovente per le mani, lo vuole lavorare. Lavorare, bravo, sì, sì, così. E lo lavoriamo così. Senta, cosa le piace di questa festa? Ma il folklore, insomma, mette parecchio entusiasmo, insomma, almeno quello dell'anno scorso, per me. Cosa ne pensano gli altamurani, Doc? Ma ecco, diciamo che la risposta è uniforme qua sarà sua, anzi ci facciamo meraviglia come si riesce l'organizzazione a far venire tanta gente fuori dal circondariato della città. Federicus, ormai è arrivato. Federicus, cosa pensa di questa grandissima festa di Altamura? Bellissima iniziativa, che finalmente è una cosa bella ad Altamura. È altamurana? Sì, sì, sì. Quindi per incentivare comunque anche il territorio, no? Il turismo? Il turismo, tante cose, si mobilitano un sacco di cose in questo periodo. No, fa piacere perché vengono parecchi turisti e parecchia gente. Cosa pensi di questa festa? Ma penso che è una buona iniziativa per Altamura. Da Napoli, dalla nostra bella Napoli, due belle donne napoletane qui ad Altamura, per che cosa? Perché mia nuora è napoletana, è altamurana, e quindi è la seconda volta che veniamo ad Altamura per Federicus. Cosa le piace di questa festa? Mi piace l'atmosfera medievale, che è particolare, mi riporta veramente in un'epoca che non abbiamo conosciuto, ma che certamente ci incuriosisce anche. Grazie, allora buon Federicus a tutti, no? Grazie, buonasera, auguri ad Altamura, in bocca al lupo. Grazie. Per tutti.